Buongiorno, io questa mattina mi ero svegliata alle 6:30 che ho sentito la mia coinquilina uscire, ma poi ero troppo stanca, ho detto che devi ridormi, cioè riaddormentati per favore. E infatti mi sono riaddormentata fino adesso che sono le 8:30. Mi sento già un pochino meglio, un po' rimbambita, però avevo bisogno di dormire. Ora cerco di ripigliarmi con una buona colazione. Niente, necessito di un ginsenghino a metà mattinata perché. Ma poi qua continuano a suonare i campane ogni ora, non capisco. E no, ho bisogno di energia. Allora, pranzettino molto improvvisato, ho fatto una pasta ricotta e zucchine e zafferano. Ora, come vedete, ginsenghino. E nel mentre ho anche pulito, al pelo, ho pulito la cucina, che era il mio turno per passare l'aspirapolvere. E niente, stiamo cercando di capire se far partire l'aria condizionata perché oggi è devastante il caldo. Comunque ho scoperto che per ogni capitolo del libro c'è questa piattaforma che ti propone degli esercizi, delle crocette di ripasso, quindi li sto un po' facendo. Comunque mi sento veramente reclusa, cioè a parte che il tempo in realtà non aiuta, nel senso che c'è questo caldo soffocante, però effettivamente accendere l'aria non è il top perché sono anche proprio già con giù la voce, quindi preferisco un po' il ventilatore e piuttosto che quell'aria condizionata perché lì proprio spara manetta. E, però c'è praticamente buio in casa perché cioè, è tipo un po' tutto coperto, quindi che deprimente, cioè. Non vedo l'ora di mercoledì, sto fuori tutto il giorno mercoledì perché ho bisogno di aria, di luce, di stare un po' all'aperto. Quindi niente, sono letteralmente rinchiusa in casa. Allora, sono le 6:30, ho fatto una merendina, ho mangiato un po' di yogurt greco e mi sento esaurita. No, stavo pensando che io volevo fare due pasti. Però il problema è che ha piovuto, ci ha fatto due gocce e ho paura che venga giù ancora. Quindi non so cosa fare, sinceramente. Quindi visto che mi devo anche lavare i capelli e tutto, mi sa che stasera balzo. Uffi, mi ero ripromessa che prendevo il ritmo e andavo tutti i giorni a camminare. Però non ci posso fare niente, è un po' così il tempo. In più appunto stavo pensando che devo fare anche sta roba qua che mi porterà via tempo. Quindi non lo so, sono molto indecisa e combattuta. Niente, oggi mi vedo costretta a saltare la mia camminatina. Cioè, in realtà il tempo, boh, potrebbe anche non piovere, però si fa un po' tardi, quindi niente, preferisco ora mangiarmi qualcosa, farmi la doccia finalmente e riposarmi un pochettino e riguardare le ultime cose che volevo riguardare oggi. Oggi è proprio volato il tempo. Dimmi che sei in sessione senza dirmi che sei in sessione. Ah, certo che asciugarsi i capelli con questo caldo. Dopo aver sofferto per asciugarmi i capelli, ultime tisanine e voilà. Allora, sono qua in camera al buio perché se accendo la luce mi entrano le zanzare, quindi spero di ingannarle. Ma giusto per far filtrare un po' di aria da sta fessurina qua perché sto soffocando. Tra l'altro oggi abbiamo provato a accendere l'aria condizionata ma senza successo perché ha fatto più caldo che freddo. Cioè insomma ha fatto peggio che lasciarla spenta. Io per fortuna ho il mio ventilatore, sennò sarei morta. E niente, adesso mi ascolto dei vocali che mi hanno mandato delle mie amiche per spiegarmi alcune cose che non avevo capito. Così ti passo giusto le ultime cose e poi per stasera basta. Poi rimangono ancora 2 giorni di full immersion, di ripasso, studio, matto e disperato di quello che rimane e poi pregate per me. Niente, qui è sempre più buio, devo accendere per forza la luce. Spero che non arrivino le zanzare perché adesso sta arrivando un po' di freschino. Non ne posso più per queste zanzare. Comunque, niente, ho finito di ascoltare un po' i vocali, mi sono chiarita alcuni dubbi. Adesso riguardo giusto due cose e poi per stasera basta, cioè sono proprio cotta. Mi godo la mia tisanina a freddo e poi leggo un po'.
Per cui io vi saluto, vi ringrazio come sempre per essere stati con me anche oggi e dobbiamo resistere solo ancora un paio di giorni di reclusione e poi la reclusione cesserà. Potrò ritornare a una vita normale in cui posso fare sport, posso uscire da queste quattro mura e incontrare gente, socializzare e quindi teniamo duro. Fatemi sentire il vostro supporto lasciando anche un like a questo video e iscrivendovi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Vi lascio sempre qua anche i miei social e come sempre se vi va mi trovate anche qua domani. Ciao!